Serraio Cantieri Esaom, siamo in pieno inverno, minaccia pioggia, ma per fortuna c'è uno spiraglio di luce che ci fa sognare. Questo spiraglio di luce lo rappresentano le tre imbarcazioni che ci circondano, sono tre gioielli della nautica che sono venuti qui, proprio qui, all'Isola d'Elba, per fare il loro maquillage invernale. L'anno scorso ce n'era soltanto una delle tre gemelle della flottiglia progettata dall'architetto australiano Norman Foster. Quest'anno sono tutte e tre presenti qui ai Cantieri Esaom e noi siamo veramente curiosi di andare a vedere dentro come sono fatte. Si chiamano Ocean Emerald, Ocean Pearl e Ocean Sapphire e sono dei veri e propri hotel a 5 stelle galleggianti. Lunghe 41 metri possono ospitare fino a 12 ospiti in 5 suite, serviti da un equipaggio altamente specializzato di 7 persone. Per stare una settimana a bordo di questi gioielli servono circa 150.000 euro. Per i Cantieri Esaom di Portoferraio questi super yachts sono decisamente un gran bel biglietto da visita, specie in questo periodo. E ci siamo tolti anche questa curiosità. Siamo sul ponte alto di una delle tre navi di cui stavamo parlando, perché di navi vere e proprie si tratta, in compagnia di Fabio Turoni, che è responsabile tecnico dei Cantieri Esaom. Avete tre ospiti veramente d'eccezione in questi giorni. Sì, effettivamente abbiamo queste tre imbarcazioni che sono tutte uguali, insomma gli Ocean sono della società Yacht Plus e sono veramente imbarcazioni interessanti perché sono grandi, sono lunghe 42 metri. Cosa dire, queste barche sono state costruite 4 anni fa, due di queste tre barche sono state costruite in cantiere nel 2008 e con il tempo poi le barche sono tornate da noi in cantiere a fare lavori di rimessaggio. La cosa importante è che l'anno scorso ce n'era soltanto una, quest'anno sono venute tutte e tre le gemelle. Cosa significa per voi? Sì, effettivamente per noi è una cosa molto, molto importante, ci dà molta soddisfazione per il fatto che grazie alla nostra, diciamo, la nostra serietà e nostra efficienza nei servizi e soprattutto la professionalità delle nostre maestre ha permesso che la società di management che gestisce queste tre imbarcazioni ha voluto portarci tutte e tre le unità, considerando che oltre a queste ci porta altre imbarcazioni di media grandezza. Questo ci ha permesso di avere nei confronti di questa società armatrice molto importante un rapporto veramente diretto, un rapporto di fiducia molto importante. Infatti è una società che gestisce una serie di imbarcazioni importanti e adesso, avendone 7 in cantiere da noi, abbiamo tutta una serie di lavorazioni da eseguire molto importanti che in un momento come questo, insomma. Esatto, un cliente davvero importante, notevole, la parola che abbiamo ripetuto diverse volte, ma se si assicura il lavoro per 365 giorni l'anno a questo livello, probabilmente è questo che si deve attendere un cantiere come il vostro. Ma la curiosità dei nostri telespettatori è mirata su queste stupende barche di cui abbiamo la fortuna di vedere anche gli interni. Come sono strutturate? Sono su tre livelli? Allora sì, le barche sono strutturate su tre livelli, su tre ponti e hanno, diciamo, nella totalità 12 posti letto, quindi possono ospitare 12 persone con 4 cabine, di cui una armatoriale addirittura con balconi, come abbiamo visto. E poi hanno 7 persone di equipaggio, perché comunque sì, essendo un charter di lusso, hanno la necessità di avere tutti i servizi e tutte le comodità del caso. Insomma. Ecco, spieghiamo come funziona il servizio charter. In pratica questi sono tre alberghi che vivono di vita propria, sì, e che ogni settimana, o più o meno anche ogni 15 giorni a seconda delle esigenze della clientela, imbarcano degli ospiti molto particolari. Sì, diciamo che queste imbarcazioni sono imbarcazioni che si collocano nel charter di lusso e quindi hanno una serie di clienti, di ospiti di un certo livello. I charter possono essere di una settimana, due settimane, e la zona e l'ambito nel quale navigano le barche è soprattutto il Mar Mediterraneo, quindi la nostra isola, la Corsica, la Sardegna, la Sicilia, insomma girano un po' queste località che sono tra le più belle.
È bello però il fatto che comunque sia, sono seguito da un'agenzia molto importante che comunque sia le gestisce dalla A alla Z, quindi porti e tutto quello che necessita per questo tipo di attività. Ecco, quanto dura la loro attività alberghiera, il lavoro, sì, dei charter? Probabilmente per tutta la stagione buona, dalla primavera alla fine dell'estate? Sì, le barche arrivano di solito da noi, vengono tirate a terra alla fine dell'estate, tra il mese di ottobre e novembre. E rimano in acqua subito dopo Pasqua, diciamo a inizio aprile. E il periodo di charter quindi è, si può ipotizzare, dai 4 ai 6 mesi l'anno, ecco, insomma il periodo è quello. Ecco, torniamo al vostro lavoro. Quando le barche entrano qui in cantiere vengono visionate dai vostri specialisti, e poi in cosa consiste il vostro intervento di manutenzione? Allora, diciamo che le manutenzioni possono essere di due livelli. Ci sono delle manutenzioni ordinarie che queste barche devono fare obbligatoriamente ogni anno, e quindi sono manutenzioni ordinarie, diciamo, a tutto quello che riguarda i motori, i gruppi elettrogeni, le pompe, i sistemi idraulici, e queste sono cose che normalmente queste imbarcazioni eseguono da noi. Poi in più, a secondo dei casi, hanno bisogno di altri interventi, quindi l'agenzia che gestisce la barca ci fa avere una worklist sulla quale poi noi lavoriamo e facciamo tutta una preventivazione che viene discussa e poi accettata dalla società armatrice. Vi faccio un esempio: queste imbarcazioni tutte e tre quest'anno avranno la necessità di eseguire dei lavori di ritocchi di verniciatura, quindi sarà allestito un ponteggio e quindi saranno fatte una serie di lavorazioni di una certa importanza, insomma. Ecco, un'altra curiosità: abbiamo visto ci sono delle dotazioni tecniche estremamente sofisticate, siete in grado di intervenire anche su quelle? Sì, secondo di che tipologia di attrezzature, chiamiamo addirittura la ditta costruttrice, perché ci sono delle attrezzature che sono loro, sono autorizzate ad intervenire, ma per altre, tipo i motori, tipo i gruppi elettrogeni, tipo le strumentazioni elettroniche, possiamo tranquillamente agire con le nostre maestranze, che hanno tutte i requisiti e tutta la professionalità per farlo, insomma. Un'altra curiosità, probabilmente molti si sono chiesti come fanno a tirare in terra dei bestioni di questo genere, com'è questa operazione e quanto è delicata, perché immagino che lo sia. Sì, diciamo, l'operazione di alaggio di questa imbarcazione è molto delicata, perché per quanto riguarda il nostro cantiere, questa imbarcazione proprio nello specifico è l'imbarcazione più grande che riusciamo a tirare a terra, per ovvi problemi di larghezza e di altezza. E è importante essere attenti, perché sono barche, insomma, di un certo valore, quindi nell'alaggio bisogna prendere tutte le precauzioni, quindi dobbiamo mettere in ali di protezione sulle fasce, dobbiamo avere più personale adibito proprio al momento dell'alaggio, perché considerate che quando viene messa nella nostra vasca, che è larga 8,70 m, questa barca è larga 8,50 m, quindi considerate quant'è il margine. 10 centimetri da una parte e 10 dall'altra, incredibile. Esatto, quindi questa è la cosa, diciamo il momento più pericoloso, perché si può fare dei danni che con attenzione e professionalità si possono evitare. Ecco. Ecco, caratteristiche della barca: abbiamo detto lunga più di 40 metri, che tipo di velocità può raggiungere e che tipo di motori ha? Allora, ha dei motori Caterpillar da 1400 cavalli, può raggiungere una velocità massima intorno ai 15 nodi, però ha una velocità di crociera intorno ai 13, insomma sono barche che poi navigano in totale tranquillità, quindi insomma hanno una velocità di crociera molto bassa, ma sono studiate proprio per avere la possibilità di navigare in totale sicurezza e tranquillità per gli ospiti che ci sono a bordo. Insomma. Ecco, non abbiamo raccontato chi è l'inventore di queste barche. Sì, l'inventore è uno tra i più famosi architetti al mondo, che è Norman Foster, e ha messo veramente del suo nella costruzione di queste barche, perché sono veramente particolari, di estremo lusso e design innovativo, perché le barche, come avete potuto vedere, sono molto molto belle, sono molto molto lussuose. Ecco un aneddoto, perché prima a microfoni spenti raccontavamo di quando le barche sono state costruite all'interno, sì, dei vostri cantieri.
addirittura poi rendendosi conto che erano più lunghe con l'aggiunta della scalinata di poppa rispetto a quella che era la capienza del vostro cantiere. Come avete fatto a assemblarla? L'abbiamo dovuta spostare perché la barca inizialmente è stata costruita all'interno di un capannone che ha una profondità di 36 metri, mettendo anche la plancetta di poppa raggiungevamo 41, quindi non poteva essere assemblata all'interno del capannone, è stata spostata all'esterno, poi assemblata e messa in acqua. Su barche di questa grandezza è una cosa normale perché non si trovano facilmente capannoni grandi che ti permettono una costruzione del genere. E è stata una cosa interessante e un po' particolare, singolare, metterla in acqua quando le barche erano semplicemente scafo nudo, nel senso che era su tutto alluminio, quindi sembravano quasi fantasmi che si spostavano, nel senso poi sono state rimorchiate le barche portate a Spezia dove è stato fatto il totale allestimento e la preparazione definitiva della barca. Siamo a dicembre, a fine anno il vostro cantiere è comunque pieno di vita, si sentono rumori, lavori da tutte le parti, ma cosa significa per voi avere degli ospiti di questo genere in questo momento così particolare per la nautica? Ma per noi è importante perché prima di tutto è uno stimolo, insomma, a cercare di lavorare nel modo sempre più corretto e più efficiente, poi è anche una soddisfazione enorme perché comunque pensate che in un momento di crisi come questo, insomma, riuscire a poter portare a terra barche di questo calibro, di questa qualità, per noi è un ottimo biglietto da visita, non c'è miglior biglietto da visita, ecco, per un cantiere di rimessaggio, di ricostruzione, insomma, come siamo noi, insomma. Ultima battuta, tanto per spostarci ancora a fare un pizzico di sogno intorno a queste barche, questa è una vacanza che non tutti si possono permettere evidentemente, costa tanto? Sì, effettivamente come abbiamo già detto sono charter di lusso e diciamo il costo medio si aggira intorno ai 140-150 mila euro a settimana, però ecco sono cifre, charter di lusso sono cifre normali, quindi sono barche che danno tutta una serie di servizi che meno male ci sono personaggi che chiedono questo tipo di servizio, insomma. Beh, visto che le abbiamo viste anche all'interno possiamo capire perché. Grazie per averci fatto toccare con mano questa realtà da sogno. Grazie a voi di essere venuti.